L'abbandono della scuola oggi in Italia ha dei numeri drammatici, si parla del 20% dei ragazzi fino ai 16 anni, per tradurre questa percentuale in numero si tratta di 691.000 ragazzi. Si intitola Frequenza 200, è un progetto contro la dispersione scolastica che coinvolge circa 600 ragazzi tra i 10 e i 16 anni di 5 istituti scolastici. L'obiettivo è quello di ridurre un fenomeno che in Italia riguarda quasi 700.000 studenti che non concludono neppure la scuola dell'obbligo. L'iniziativa è dell'associazione Intervita Onlus con il centro IAM dell'Opera Don Calabria e coinvolge le città di Milano, Palermo e Napoli per sensibilizzare i più giovani sull'importanza della scuola come luogo di crescita personale e culturale. Frequenza 200 è il numero dei giorni scolastici obbligatori per legge, che ha l'obiettivo di costituire una rete tra le città coinvolte sono Milano, Napoli e Palermo, e una rete all'interno della città. La dispersione, l'abbandono scolastico è un problema sociale, il disagio nasce dietro il ragazzo, nasce nella sua famiglia, nasce spesso nei problemi della madre, nasce cioè al di là di lui e si manifesta come repulsione alla scuola. Il progetto ha una durata triennale e con il contributo di 600 donne e 50 insegnanti a Napoli si rivolge ai ragazzi del quartiere San Lorenzo che saranno coinvolti in laboratori e attività di recupero scolastico e psicologico. L'aspetto importante, 600 ragazzi e 600 mamme. Lavorando abbiamo imparato che il connubio mamma-bambino è un po' la chiave di successo di questo tipo di progetti.